Palazzo Reale con Patrizia Monterosso, direttore della Fondazione Federico II. Da 4 anni, gli ultimi due ovviamente funestati, come tutti gli ultimi 2 anni di tutti i musei del mondo, però ciononostante siete riusciti a fare delle cose significative, cambiare un po' il verso di questo palazzo dal punto di vista sotto tanti livelli di lettura. Proviamo velocemente a riassumere quello che siete riusciti a fare dal 2017-18 fino a oggi. Tanta ricchezza, tanti significati, tanta storia mummificata, messa in un cassettone con naftalina. Questo appariva il palazzo 4 anni fa. Una magnificenza che percettivamente veniva fruita attraverso un unico percorso di visita, la Cappella Palatina, cioè il cuore spirituale di un palazzo che nel periodo normanno viene edificato come centro di uno Stato con un'attività culturale e spirituale fortissima, ancora oggi capace di narrare interrogativi che la storia si è posto sull'umanità e sulla convivenza. Da salvaguardare i contenuti quanto la struttura, quanto la magnificenza dei mosaici. Questo è stato il nostro punto di partenza, creare una comunità che ha operato oltre il palazzo per rappresentare ciò che era attraverso le mostre. Quindi un no assoluto sempre e comunque alle mostre preconfezionate, anche eccellenti, di artisti importanti. Avete iniziato a produrre? Abbiamo iniziato a produrre. La Fondazione doveva produrre cultura, per una cultura eccellente che raccontava una storia importante. E allora la simbologia, l'iconologia del palazzo, lo studio attraverso studiosi, appassionati, ricercatori, ha consentito di andare oltre queste mura per scrivere questa storia nella autenticità più grande. Questo palazzo ha promosso nella storia delle eresie che in realtà erano invece la forza di andare controcorrente, di raccontare una libertà e una spiritualità che si respira in Cappella Palatina per una complessa capacità di raccontare questa umanità in cammino, attraverso la compartecipazione sicuramente di culture eterogenee, se fuori dalla visione che li ha prodotte. Queste settimane a cavallo tra 21 e 22 c'è una mostra importantissima di Bilbao Lama. Ne vogliamo citare qualcun'altra di queste mostre che vi hanno un po' rappresentato in questi ultimi anni, che siete riuscite a proporre con una logica appunto di produzione ex novo e non di import semplice? La mostra Purification di Bill Viola, come ama essere chiamato lui, perché gliel'abbiamo chiesto, le sue origini italiane ci piacciono, ma Viola se lo chiamiamo all'americana, nasce da un progetto durante proprio il lockdown, perché bisognava ripensare in maniera autentica la programmazione in un momento in cui l'umanità si sintonizzava sui sentimenti di paura, di angoscia, di interrogativi su come stiamo vivendo. Nasce questo progetto, ma che in realtà riprende la forza di quella spiritualità della Cappella Palatina di cui parliamo, ed è il cammino attraverso Terracqueo, la precedente mostra, che ha raccontato le radici mediterranee del palazzo, di una convivenza fantastica che è illuminante rispetto ai separatismi e alle limitazioni poste al concetto di convivenza, e ancora Castrum Superius, la mostra sul palazzo. Una commistione incredibile di bellezza, di racconti, di lingue, che era tutt'uno con lo stupore della riscoperta di spazi in cui anche gli elementi architettonici raccontano fortemente quello che è stato e quello che deve continuare a essere. La mostra sulla pittura fiamminga che racconta di una Sicilia fiera, in un'epoca storica, il 600, capace di attrarre i grandi della pittura fiamminga e di raccontare una Palermo economicamente forte, commercialmente fortissima, tanto da attrarre il nord Italia in un momento di carestia fortissimo. Fare Palermo era il significato, l'espressione che si usava al nord Italia quando, per colpa di
momenti difficili della peste, si veniva a lavorare qui perché il porto di Palermo costituiva uno snodo di commercio fondamentale. Però non solo mostre, ma vi siete anche fatti carico di fare delle modifiche urbanistiche, no? In questo pezzo di città, in questa piazza che poi mette in dialogo il Palazzo Reale con la cattedrale, con l'asse che poi va verso i quattro canti. Per cui io mi ricordo bene, venendo qui si faceva la passeggiata nel giardino e poi c'era una parte rialzata, una specie di bastione dove uno vedeva un parcheggio, no? Invece adesso c'è un'area pedonale sostanzialmente. Sì, il palazzo era un palazzo invisibile alla città, eppure il Cassaro era la via del castrum, cioè del castello, ossia di Palazzo Reale, nel forte collegamento di vita con un territorio, ed era corpo centrale di uno stato, dello stato normanno in questo caso. Riaprire un portone monumentale non significa soltanto una gestualità vuota, ma significa ripristinare quella composizione urbanistica che dialoga e dialogante. Significa adesso anche curare quegli spazi che erano poco più di un deposito e riscoprire anche le radici della città al di sotto del piano di rialzo di questo palazzo, dove le radici ritrovate fenice di Palermo iniziavano. Questa è stata un'operazione difficile, entusiasmante, e che ha avuto necessità però di un tempo preciso perché fosse riconsegnata velocemente ai cittadini del mondo, perché questo è il luogo, è un sito che è patrimonio dell'umanità. Non ci dobbiamo dimenticare che in questo guscio, oltre appunto Cappella Palatina, ritrovamenti archeologici e quant'altro, c'è anche la sede legislativa della politica della regione, per cui quello che avete fatto è anche simbolico da questo punto di vista. È difficile farlo a Roma, no? Di togliere le macchine dei deputati dalla zona di Montecitorio e metterle da un'altra parte per pedonalizzare. Quindi questo è stato fatto, non erano macchine banalmente dei cittadini, erano macchine della politica che si è dovuta giustamente adeguare a magari fare qualche passo in più per venire al lavoro, però lasciare libero il prospetto, no? del palazzo rispetto alla città. È così, il piano, la piazza, il luogo di incontro viene concepita così dagli architetti, viene concepita così all'interno di un'area urbana. Devo dire che la coincidenza di grandi sensibilità anche del Presidente della Fondazione, del Consiglio di Presidenza, ha consentito di fare queste operazioni che non erano per nulla scontate, non lo sono state per tantissimo tempo. Anche avere lasciato la sede, l'ufficio nella sala del trono che non era visitabile, o avere concesso materialmente di usufruire di aree che erano addirittura murate, perché vennero murate in un periodo storico, ma che erano i corridoi costitutivi di collegamento tra l'esterno e l'interno del palazzo, è stato possibile sicuramente grazie a un'energia di una comunità che si chiama Fondazione Federico II, che opera in sinergia con tanti altri appassionati di questo mondo, ma anche da parte di una politica che non sempre è disattenta a queste progettualità. Quindi il visitatore adesso ha a disposizione un percorso che è significativamente più articolato rispetto a quello di qualche anno fa, no? Sicuramente noi viviamo, ci sostentiamo, la cultura alimenta la nostra economia che è più ampia rispetto a quella della Fondazione, perché noi pretendiamo degli operatori che allestiscano su progetti nuovi, su percorsi, ma anche il bookshop è lo spazio di una creatività importante e non solo uno spazio di vendita. Avete organizzato tutto questo con un biglietto unico oppure avete fatto varie tipologie di bigliettazione per vari percorsi? Ci sono varie, noi per quanto siamo privati a tutti gli effetti, abbiamo preferito rimanere in un concetto di cultura che deve essere fruita anche dai meno abbienti, per cui ci sono delle fruizioni particolari, non solo per le fasce d'età a favore dei ragazzi per stimolare la visita, ma anche per fasce deboli della popolazione. Oggi il biglietto è unico perché in fondo sono stati i turisti a chiederlo, perché percorrevano ormai tutta la complessità di
questo itinerario. Quindi dalla cappella, dalla sala di Ruggero fino giù alla nuova musealizzazione dell'area archeologica che avete fatto. I giardini reali, la sala del trono, la mostra. Ecco, la cosa abbastanza sorprendente, ultime due cose. Una, appunto, una nota sui giardini reali, che sono davvero una sorpresa alle spalle del palazzo, con una manutenzione accuratissima, dove c'è anche un punto di ristoro strategico. E poi dopo qualche novità sul 22, 23, 24, cosa avete in programma? I giardini reali di fatto vanno preservati. Questa Palermo è stata violentata nell'era Ciancimino con un abusivismo edilizio pensato la notte e realizzato alla mattina già. E quindi il parco del Genoardo, delle meraviglie di questo palazzo in cui era immerso, che si estendeva fino alle pendici di Monreale, cioè alle pendici che vanno oltre Palermo, è un polmone piccolo prezioso che va salvaguardato per la bellezza degli alberi monumentali, ma per un significato di una storia che assolutamente va evitata nel futuro, va ricordata e cancellata nella memoria delle nuove generazioni, perché bisogna proiettare un futuro migliore. E questa è una responsabilità precisa, e i gesti hanno un significato sempre, fuori da ogni retorica. Come se fosse un piccolo indizio di com'era il grande appezzamento verso la Cuba, verso la Zisa, verso le montagne. Proprio così. Una programmazione oggi che è estesa fino al primo semestre del 2023, con un succedersi di mostre, di eventi, di collaborazioni. Ecco, l'aspetto della collettività che opera, delle collaborazioni, è fondamentale. Chi deve produrre cultura deve creare una comunità di intelligenze, di volontà, ed è fondamentale per la Sicilia ed è fondamentale per l'Italia. Continuerete anche con l'arte contemporanea, visto che ci avete preso la mano negli ultimi mesi, no? Tra appunto Bilviola, tra l'operazione con Velasco Vitali. Sì, noi siamo attenti in questo momento alla violenza che si sta operando in Afghanistan nei confronti delle donne, e a marzo sarà allestita una mostra negli spazi inediti del palazzo, solitamente non adibiti a mostra, proprio perché dobbiamo passare all'interno di questa gabbia che evita in questo momento la libertà di donne che sono perseguitate, ingabbiate, a ricordare che è una responsabilità di tutti noi. Una nuova mostra in prossimità di Pasqua, che è legata alla rinascita attraverso l'arte contemporanea, in un momento storico in cui la pandemia rischia di farci fare mille passi indietro rispetto alla conquista culturale delle società, della società, soprattutto della nostra società. E ancora diverse pubblicazioni che ci vedono coinvolti per continuare questo racconto, che speriamo non si esaurisca. Buon lavoro, direttore. Grazie, buon lavoro a lei.